Se guardiamo alla parola di Dio non ci sbagliamo, è lì il nutrimento, è lì il Signore che ci parla. E poi soprattutto la possibilità, come dicevo, buoni come il pane. Quando noi parliamo dei miracoli, certo, anche Padre Pio si è distinto per questo, ma onestamente anche noi tante volte preghiamo, accogliamo le intenzioni dei nostri fratelli, ci sembra quasi che la nostra preghiera, ecco, perdonatemi l'espressione, funzioni poco. Però ecco, a parte questo, il Signore sa come e quando realizza e ascolta le nostre preghiere. Però ecco, tutti noi abbiamo la possibilità di fare miracoli, tutti noi, a modo nostro, il Signore ci dà la possibilità di fare miracoli. Le mamme fanno i miracoli, i papà fanno i miracoli, le persone che amano si fanno in quattro e i miracoli li fanno e noi lo sappiamo. Ecco, ognuno nella sua possibilità. Mi auguro che ciascuno di noi ci metta più impegno anche in questo, probabilmente scoprirà delle qualità, delle possibilità che neppure potevamo immaginare. Ma soprattutto scopriremo come il Signore si diverte a fare cose belle nella nostra vita, come ha fatto nella vita di Sant'Antonio.